partita di provoloni, spedita da Raffè. Palermo, Milano e Genova. Uno di quei film che restano, presentato qui a Cannes nel 1975, candidato ai Golden Globe, 4 nomination agli Oscar, tra cui quella come migliore regista per Lina Wertmüller, prima donna ad essere nominata nella storia dell'Academy. Quando una storia funziona, ha delle cose da dire e soprattutto è artisticamente riuscita, questo rimane per sempre. Beh sì, fortunatamente, ma sai, non è solo questo il film di noi italiani che... Abbiamo fatto dei film straordinari, abbiamo avuto dei registi incredibili, la mia fortuna di averli incontrati. Beh, è più che altro un omaggio a Lina Wertmüller, insomma, che per me è un genio del cinema, è una che scrive, che monta, che sa, conosce musica, conosce tutto, sa dirigere. Un film tutto napoletano sull'arte di arrangiarsi, un concetto che nel nostro paese nel tempo ha assunto significati e sapori diversi. Un film crudelmente divertente, ma anche drammatico, che resiste al tempo e che oggi, grazie a questo restauro, rimane intramontabile. Tu sai chi era Pasqualino? Pasqualino era un signore che a Cinecittà, quando c'era un Teatro 5, un Fellini, eccetera, viaggiava, portava d'estate una tanica, quelle bianche, d'acqua, con un bicchierino, davi 5 lire e lui ti dava da bere. Quello era Pasqualino Sette Bellezze.